Veramente. Bru? Quando la solidarietà è meglio di qualsiasi altro amore. Ma le donne intelligenti troveranno prima o poi un uomo, ma non un coglione. Brava. Cazzo. Allora, premesso che mi state scrivendo in tantissimi e dopo veramente cercherò di rispondere a tutti con calma, appena mi metto nel letto, e cercherò anche di rispondere a tutte le domande che mi state facendo riguardo anche a Jessica, al fatto che comunque noi fossimo amiche prima che uscissero le puntate e tutto quanto, quindi risponderò a tutto. Quello che volevo chiarire e che mi dispiace della puntata di oggi è stato il fatto di vedere come una persona non si è resa conto forse in quel momento di dire delle cavolate enormi che oggigiorno nel 2020, nel XXI secolo sono abbastanza dure e un po' da ignoranti dirlo, un po' sto cercando di andare leggera perché spezzo una lancia nel fatto che spero e mi auguro che lui non abbia detto le cose con molta superficialità e leggerezza, perché se così non fosse sarebbe molto grave per quanto mi riguarda che una persona possa pensare così. Detto questo, sono felicissima di come è andato il mio percorso, non rinnego assolutamente nulla, anzi, mi dispiace che sia stato interrotto per questa discussione ignorante, retrograda, ma sono uscita da lì veramente molto fiera di me stessa, molto fiera del genere femminile, per come è andata con Bruna, perché appena uscita da lì, appena uscita dallo studio, sono andata di corsa da Bruna ad abbracciarmela, perché ho apprezzato il suo gesto di non far finta di nulla, di non stare in silenzio, ma di reagire. E questo ho apprezzato tantissimo di lei, tantissimo. Io ho avuto l'onore di competere, se così si dice, di competere con delle persone, delle ragazze intelligenti, che sono Bruna e Jessica. E ci siamo conosciute sempre fin dall'inizio, noi siamo state lì dalla prima puntata, quindi è normale che noi ci conoscessimo già. Visto tanta solidarietà. E chi mi conosce per come sono fatta io è la cosa che veramente apprezzo di più, perché non c'è cosa più bella e più importante da difendere che la solidarietà, credo, tra di noi. E quindi io sono veramente contenta di aver... Ero molto contenta nel coso, e infatti penso si sia nello studio, cioè durante il percorso, e penso si sia potuto notare il fatto che tra di noi, almeno per quanto riguarda tra me, Jessica e Bruna, ci fosse grande rispetto, nel senso che ci siamo criticate, ci siamo confrontate, ma sempre con grande rispetto, senza insultarci, ma cercando di confrontarci in modo maturo e rispettoso. E questa cosa proprio mi fa piacere, perché esistono ragazze intelligenti, esistono ragazze che preferiscono non chiudersi gli occhi o non far finta di non vedere, e questa credo sia la cosa più bella. E penso che oggi soprattutto nella puntata di oggi, nel brutto c'è stato davvero un forte messaggio, un bel messaggio che è da apprezzare sicuramente. Quindi nel brutto c'è sempre il bello, e quindi nulla, io sono contentissima. Per quanto riguarda Carlo, non mi ci fermerei più di tanto, nel senso che credo che lui abbia dimostrato un po' la persona che è, e forse avrebbe dovuto chiedere scusa. Le scuse da parte sua non sono mai arrivate. Ma va bene così. Io credo che avrebbe dovuto farlo per tutti quanti, nel senso per chi si è sentito offeso, per anche i termini che ha usato, perché credo che oggigiorno di queste cose
bisogna parlare con molta serietà. Però capisco anche che per chiedere scusa ci voglia del coraggio, e purtroppo non è da tutti chiedere scusa, non è da tutti avere il coraggio di chiedere scusa. Ma va bene così, io nessun problema, non porto mai rancore, infatti a fine puntata l'ho salutato e gli ho augurato il meglio, perché evidentemente non eravamo fatti per stare assieme. E quindi niente, io chiuderei così, viva la solidarietà femminile, e nulla. E più tardi magari facciamo una diretta, così posso rispondere a tutte le domande che mi state facendo di tutto. E niente, un bacio.